Good morning, Polin. Stavo a fare il video, a metà video sono andato a toccare la telecamera, ma casca tutta la telecamera, un macello, guarda, ma cassa, aspetta, vabbè, lo raccolgo dopo. Mi sono comprato il pinguino con i capelli. Mo che gli cresce, gli faccio il taglio punk. Faccio pure il pinguino come le cose. Vabbè, dai, scherzo a parte. Mi sto aprendo un brutto vizio, vado a dormire alle 9:30 presto. I frungoli come gli adolescenti. Mi sveglio alle 3, dalle 3 alle 4, l'ora dei maghi che si consa. Non lo so perché apro e dopo voglio riaddormentare, non ce la faccio, mi devo alzare, proprio mi devo alzare con tang, sbarro lucchi e non c'è modo. Si vede finito. Ma lo sento che non è finito il ciclo del sonno, quindi vengo al computer che guarda caso poi qua mi vengono le idee, tutto lì mi produco i video, le idee per i video, per le cose. A proposito, stiamo a fare con Dave un video con un macello di nozioni sull'Antartide, moltissime occulto, molte ufficiali, di spedizioni, quello tutto qua, mostra come una tutto il materiale Dave insieme a quello che poi so io e dirò io, che non ho detto ancora in quei video, lo faccio qui il video però me lo monta lui. Con le immagini, con le musiche, facciamo una cosa. Non quelli sul campo, faccio qui, ma no. Ok. Dicevo, vado a dormire alle 3, poi se mi succede, delle volte faccio tutta una tirata, ma delle volte fino alle 5, poi alle 5 mi vado a rimettere a letto fino alle 7. E quelle 2 ore, un'ora non riesco a prendere sonno, l'altra nemmeno, però arriva un punto che sogno, ma sono mezzo sveglio. Ma l'altra volta non mi ricordo, oggi io ho la fobia dei serpenti. Un serpente qua alla fine dentro, ma proprio se l'ho visto come se lo stava a vivere io. Una coccia cucciolo, serpente. Poi mi rendo conto che è un serpente a sonagli. Se ne va a mettere là sotto, io per non far attaccare il cane, una cosa paurosa. Una paura c'avevo io. Addirittura alzo le mani per prendere potere e glielo butto sopra, ma la sinistra non mi si alza, solo la destra. Sai quando nel sonno che non puoi alzare una mano? Per farla breve. No, non mi morde, però quando io alla fine nel sonno dico guarda qua ce ne dobbiamo andare di casa, dobbiamo chiamare quello che disinfetta i topi, sai se... questo si... Già solo a parlare mi si arrufa la pelle, a sonare, ti pizzica quello, manca il tempo di... Alla fine da lontano 20 metri non lo vedo manco più, stava sotto a cotico, ma non lo vedo se ci stanno in giro. Di botta mi arriva tipo film, fum, sai quando arriva che non lo manco vedi solo una cosa così. E io riesco a boom, con il televisore piatto a buttarlo all'altra parte, poi non si sa come gli butto il televisore, poi un'altra cosa, penso di averlo ammazzato, non lo so perché lo schiaccio con tutte queste cose, però non mi ha morso né a me né ai cani. Vabbè, questo era per dire, magari uno lo interpreta, perché io con i sogni non è che molto, a meno che non so proprio. Quindi oggi parliamo del il sacro fuoco di Iside. Vado veloce, sperando che non mi casca tutto come prima. Il primo video mi è cascata la telecamera. Meno male, non si è rotto. Scava dentro di te, dentro è la fonte del bene. Può zampillare inesauribile se continuerai a scavare. Vivere è un'arte che assomiglia più alla lotta che alla danza, perché bisogna tenersi pronti e saldi contro i colpi che arrivano imprevisti. E questo è l'invito che proviene dal culto di Iside. Essa è la Magna Mater che informa se. Di sé la cultura del bacino del Mediterraneo e questa si insinua fino ai tempi nostri e ci invita a scoprire quanto si cela a noi stessi, quanto non siamo capaci di intus legere perché distratti, attratti o fuorviati da un'immagine di vita che non è vita. Tale pervenza di esistere lusinga, inganna con una dolcezza tutta discutibile, ma alla fine ci costringe e annichilisce in una dimensione dove la luce si allontana, si scolora, sbiadisce, si eclissa. La nostra cecità. Ecco, mo mi parte. Questo qua, va a finire là. La nostra cecità allora è totale e non si vedranno alternative se non. Se non si riuscirà a ricreare nell'intimo della luce guida, quella luce guida dalla voragine in cui si è caduti, ci condurrà a imbeverci delle sorgente luminose che proviene dal nostro profondo che spesso non si riesce ad analizzare o scoprire. Salto molte cose perché è lungo.
Chi è caro alle dee di Eleusi avrà come dono una beatitudine ignota al mondo, beato tra gli uomini chi ha contemplato i misteri, ma chi resta lontano da tale visione beatificante partecipa dei sacri misteri, non gode eguale destino. Dopo la morte nella putride caligine dell'Ade, agli iniziati è destinato colà una vera vita, agli altri attende solo dolore. E questa è la beatitudine che ispirerà. Vabbè. Ok. Lucio, divenuto asino, rappresenta l'uomo che cade nel vizio e trova non poche difficoltà prima di evolversi alla luce. Si vede apparire dinanzi la splendida dea Iside che lo esorta ad attendere il rito sacro che compirà. Durante il rito, Lucio ritroverà le fattezze umane e dovrà rimanere a lei consacrato per sempre. Sono uscito fuori campo, no? Aspetta, facciamo così. Poi là. Le iniziazioni misteriche mettono in luce. Scusate, non voglio far ripartire la telecamera. Le iniziazioni misteriche mettono in luce che l'anima non purificata giacerà anche nell'Ade in una palude, perché l'impuro per il suo vizio ama il fango. Ma l'uomo deve tendere al suo perfezionamento a un passo della liturgia misterica, e un passo della liturgia misterica sottolinea, verso il bene, cui ogni anima aspira, bisogna scendere. Chi l'ha visto sa quel che io dico, sa com'è bello, ci è dato di raggiungerlo se ascendiamo alle altezze orientati a lui, spogli di quel che avevamo indossato nella discesa. Così, colui che vuole salire al Sancta Sanctorum deve prima purificarsi, deporre i vestimenti che indossava e ascendere ignudo, finché oltrepassato nell'ascesa tutto quanto estraneo al bene, nella solitudine del suo essere contempli. Finalmente, colui che è schietto, semplice, puro, da cui tutto dipende, cui le creature si affissano e sono e vivono e pensano, solo quando si è si può comprendere lo spirito che anima ed informa di sé l'uomo. Nel tempio di Iside non poteva entrare chiunque. Ai misteri della dea Magna Mater potevano essere iniziati solamente coloro che la dea aveva privilegiato chiamandoli a sé mediante un sogno, perché il fedele Isiaco, che era stato visitato dalla Mater durante il sonno, poteva più facilmente, in stato di veglia, figurarsi ad averla dinanzi agli occhi. L'iniziato viveva una morte della sua esistenza precedente, seguita da una seconda nascita. Solo così poteva avere accesso a conoscenze particolari riguardanti tanto la vita quotidiana che la morale, che la vita vissuta all'insegna dell'etica. Doveva morire. Doveva morire come muore il seme nel buio della terra madre. Questo non imputridisce, si prepara ad una seconda vita, tutta da vivere all'insegna della luce che lo pervaderà quando sarà pianta o spiga. Come il seme ritorna a vivere, così l'iniziato esce dal corpo carcere per guardare con occhi rinnovati il vero e il bello. L'esistenza corporea legata alle contingenze, spesso banali, altro non è che un munus, una gravosa incombenza assegnata all'uomo per espiare una colpa originaria. L'iniziato deve spogliarsi del peso materiale che attribuisce, contemplare le cose celesti e non darsi pensiero di quelle umane. Con i fedeli di Isile ognuno di noi dovrebbe ripetere: la terra mi sembrò talmente piccola che mi vergognavo di aver lottato per il dominio. Il sommo bene è altro ed in questo è necessario annullarsi. In Egitto si raccontava che i profani, i quali si erano introdotti furtivamente nell'Aditon, avevano visto apparizioni divine, ma per averle raccontate erano caduti morti. Chiunque non iniziato vede gli dèi sotto forma sensibile deve morire. Allora, la religione egizia non si distingue mai nettamente dalla magia. I suoi sacerdoti furono considerati taumaturghi. Quando questi accompagnano il neofita verso la ricerca della luce, compiono un itinerario che attualizza e rende immanente la trasformazione del prescelto. Il neofita che aveva ottenuto la rivelazione divina era ormai trasformato per sempre da quel contatto penetrato dalla irradiazione di questa grande luce. Egli diveniva simile alla divinità, acquistava beatitudine eterna. Lo scopo di ogni iniziazione era quello di assicurare la salvezza del miste mediante l'immortalizzazione. E punto culminante della liturgia segreta, l'epoptia, la visione della divinità. L'iniziazione a Iside non consisteva in un dramma sacro,
del quale il neofita sarebbe stato un semplice spettatore, e non consisteva nemmeno in una scena di un viaggio nell'aldilà. Tale viaggio il misteisiaco credeva di averlo realmente compiuto, una visione preparata da un'astinenza di 10 giorni, favorita dagli artefici, dagli splendidi, dagli artifici e dagli stratagemmi della liturgia. Lo trasportava in un mondo soprannaturale, una vivida luce splendente all'improvviso nelle tenebre dava l'impressione o l'illusione dell'apparizione della dea. Avveniva così il momento estatico. L'estasi non era affatto un fenomeno psichico squisitamente interno, come in uno svenimento. L'anima, nel rapimento estatico, si staccava dal corpo e le scene che si offrivano ad una immaginazione allucinata le sembravano realtà. Il miste varcava il limite della vita e della morte. Confinium vitae et mortis limen pro serpine. Il miste prima discende per la porta dell'Ade, poi risale attraverso gli elementi che compongono il nostro globo verso gli spazi superiori. Egli ha visto brillare il sole in mezzo alla notte, si è avvicinato nel prodigioso viaggio. Agli dei inferi e superi. Il sole si è mostrato a lui ed egli stesso è divenuto solare. Nell'iseion è necessaria l'astinenza, altrimenti si rimane spogli della divinità. E non si è percorsi dalla sovrumana bellezza e dalla luce della sapienza. L'uomo deve liberarsi da desideri e passioni per restare solo e solo col divino, isolarsi nei templi per dedicarsi alla meditazione. Fin dai tempi di Pitagora, torniamo sempre qua, era abitudine quotidiana per cogliere la luce di Isis, l'anima doveva staccarsi dal corpo, vuotarsi di ogni sensazione, rinunziare ad articolare parola, poiché la divinità non si accompagna alla ragione pura, accompagnata dalla parola. Fondamentale è l'adorazione silenziosa, gli inni e le preghiere sono riservati agli dei inferiori. Nei misteri, vari giochi di luce davano all'iniziato l'illusione di aver visto lo splendore divino. Il neofita ne ha illuminato il fine dell'iniziazione isiaca, che è abbracciare il divino con l'interezza del proprio essere, vedere se stesso colmo di luce spirituale o divenuto propria luce pura. La luce misterica è la luce di puro pensiero ed estasi contemplativa. Un'anima senza luce è un'anima deserta. Quando questa tocca la luce, ha il presagio, la promessa di un'immortalità beata. Le anime che hanno raggiunto la purità perfetta vanno dopo la morte a secondo del loro grado di perfezione nelle sfere dei pianeti, in quelle stelle fissi e vivono beate di questi dei sensibili. Solamente quelle che si sono innalzate ad una virtù che ha valso loro già sulla terra l'intuizione diretta di colui che è sopra l'essere e sopra il pensiero, hanno la certezza di oltrepassare il mondo dei sensi e il mondo delle idee per toccare l'unità in cui si fondono, spogliandosi in ogni forma e perdendosi ogni principio. Superiore ad ogni definizione, solo così l'essere effimero che è l'uomo si purifica. Debole ed effimera la creatura umana. Chi è ciascuno di noi? Che cosa non è? L'uomo è il sogno di un'ombra. Ma quando gli dèi drizzano su di lui un raggio, quando uno splendore brillante lo avvolge e lo adombra, la sua esistenza smette di essere fatica, di vivere e diventare dolce come il miele. L'uomo che si affida ad Iside, madre onnipotente, beata per scoprire l'inafferrabile, l'incomprensibile che sente in sé, Iside invita a concretare tale esigenza e guida la conoscenza dell'io. Conoscere se stesso vuol dire cercare, se non proprio scoprire, la realtà ultima delle cose, riflessa e celata nella coscienza. La conoscenza di se stesso porta per il tramite dell'introspezione nel proprio profondo, alla conoscenza dell'eterno, del logos, della luce che tutto sostanzia e nella quale si vede traducere la fiamma divina che è poi il fuoco sacro di Iside. E voilà, andrò. Ok ragazzi, ci vediamo al prossimo, devo preparare il video quello sull'Antartide, devo preparare un altro video, devo fare un po' di cose. See you later, alligator.